volte il dialetto arriva a Sanremo, altre lo si propone come materia scolastica e diventa baluardo di una cultura. A Rimini è stato messo in musica per un progetto pensato 15 anni fa e che vede protagonisti tre grandi poeti sant'arcangiolesi. Due di loro, Tonino Guerra e Lello Baldini, hanno anche collaborato in corso d'opera e Guerra ha realizzato le illustrazioni per il libro che accompagna il CD. Con Raffaello Baldini ho collaborato nella stesura proprio della musica sulle sue poesie. Con Tonino Guerra anche con lui stessa cosa, più dal punto di vista della messa in scena del concerto, perché Tonino Guerra, come dicevo anche, è un grande creatore di immagini, forse uno dei più grandi sceneggiatori al mondo, quindi di immagini ne fornisce tantissime e anche consigli fondamentali da seguire. Voci sarà presentato in anteprima nazionale il 29 dicembre con un concerto al Teatro degli Atti durante il quale si esibiranno gli stessi artisti che hanno inciso il disco. Il concerto semplicemente andrà a presentare, oltre a queste 17 canzoni, anche altri pezzi inediti che non sono finiti nel CD ma che hanno composto il lavoro, un lavoro appunto decennale fatto da Andrea Alessi e Daniela Piccheri, che viene presentato ufficialmente il 29. Speriamo, forse, noi abbiamo invitato con la presenza di Tonino Guerra, che dei tre poeti è ancora, diciamo, il vivente. La scommessa di mettere il romagnolo in musica vuole avvicinare i giovani alle tradizioni, ma anche dare piena dignità artistica al dialetto. C'è un'uguale dignità e il dialetto, a pari titolo degli altri autori classici o contemporanei, è entrato nelle nostre programmazioni sullo stesso palcoscenico ufficiale in cui compaiono classici e contemporanei. Stasera non sono le stesse, era burdel, ui reventa, cureva. E l'erba sta esa come la saida.